il notturno, il Cristo, la donna, la benedizione. Quattro opere grafiche in un'unica cartella dal titolo emblematico, La Speranza. Gli autori, due artisti d'eccezione, Pericle Fazzini e Mario Lupo. Pacco natalizio, un'esposizione di una cartella del maestro Pericle Fazzini insieme al maestro Mario Lupo. Questo veramente è stato un regalo per noi, perché lei che è così restio, che anche senta mostrarsi in pubblico, invece oggi proprio l'abbiamo potuto godere oltre alla sua arte, alla sua opera, anche... E ci deve dire come mai si è convinto, insomma, di presentare queste due cartelle insieme all'amico, che per lei è un grande amico, vero? Beh, certo. Ecco, come ha fatto questo sforzo? Ma l'idea è stata tutta sua e mi ha fatto molto piacere. Ha voluto che ci stessi anch'io, quindi il merito è tutto suo, è tutto di lui, è chiaro. È lui che ha fatto tutto, vedi, ha organizzato, fedele al suo ritratto fino alla fine. È sempre così modesto. Questo Cristo sappiamo che fa parte della Resurrezione, mentre il Notturno è un'opera sua recente. Ah beh sì, l'anno scorso l'ho fatto. L'anno scorso mi vedo. Ho capito. Sì, sì. Ci presenterà qualche altra cosa in futuro? Speriamo, se Dio vuole, senz'altro. Come... Noi glielo auguriamo. Grazie. Maestro, allora ha detto Pericle Fazzini che è stata sua l'idea. Adesso lei ce ne parli di quest'idea. L'idea è sorta così per voler fare appunto un omaggio qui a San Benedetto. Io mi sono permesso di chiedere all'amico Pericle Fazzini di realizzare questa cartella, quindi il merito è suo, perché se lui avesse detto di no, la cartella oggi non esisterebbe. E io colgo l'occasione per ringraziarlo di cuore veramente per la grande fiducia che ha riposto in me, affidandomi anche le sue opere. La cartella, La Speranza, lei che ha parlato così bene, ecco, ci sintetizzi qual è il suo pensiero in merito? Ma è un momento in cui le speranze sono molto poche. E non credo che ce ne dia la scienza, in fondo non ci preoccupa l'invenzione, ci preoccupa la gestione dell'invenzione. I due artisti che lavorano una vita è già un atto di fiducia e di ottimismo nell'esistenza. Tutti noi diciamo di essere tristi, avviliti, scontenti, poi domani mattina ricominciamo e quindi vuol dire che crediamo in qualche cosa. Fazzini lo fa da oltre 50 anni, Lupo un pochino meno perché è un po' più giovane. Sono due artisti che lavorano, la loro produzione è già un atto di grande speranza. Nella cartella poi hanno voluto sottolineare alcuni aspetti dell'uomo, per esempio la sofferenza. La sofferenza è motivo di speranza, non si può soffrire invano. Ci deve essere una motivazione al soffrire dell'uomo su questa terra. Questo è il senso del sacro, del religioso, come dicevo poco fa, che è nei due artisti di cui noi parliamo. E d'altra parte leggere un'opera d'arte è estremamente difficile. La gente dice che è bella se rassomiglia, la verosimiglianza ci ha rovinato per 2, 3, 4 secoli e non riusciamo a leggere ciò che c'è, per esempio, in un piccolo particolare. Prendiamo la crocifissione del Mantegna, vediamo in terra delle pietre. La gente guarda, riconosce il Cristo e bene, non capisce il significato di quelle pietre. Guardando Picasso, la Guernica, non si capisce il valore della luce, delle lampadine, perché usa quei pochi colori, eccetera. E leggendo Fazzini, un movimento della pietra, una levigazione oppure no, come faceva Picasso, perché si lucida da una parte, si lascia scabra da un'altra. Manca, penso, nel nostro paese sia le scuole d'arte, i licei artistici e anche le accademie, che non riescono più a dare questo gusto della poesia, questo gusto della lettura, dell'immagine, la quale è ricca di significati profondi come è profondo l'uomo. Quindi tutte le volte che io, non la parola speranza, la parola in sé è un simbolo, che è un codice che mi richiama subito a non suicidarmi, insomma ad andare avanti fino a domani mattina, ma quando gli artisti me la danno, come le donne di Lupo, come tutta la scultura di Fazzini, donne, uomini, bambini, portali, ecco, c'è un tentativo di voler capire il mondo e in fondo è un atto di amore. Un grande atto di amore. E se non altro l'amicizia tra due artisti è già anche questo, una speranza. Cioè, questo rivela la bontà anche di Fazzini, che io non conosco molto sul piano caratteriale, perché in fondo Lupo è un pittore diverso, di generazione diversa, di cose diverse, e questo avere lavorato insieme è indice di una grande umanità, io penso, anche per sì, Fazzini. Una speranza per l'uomo che fra, quindi... Credo che sia contento Lupo, anzi...
mi diceva telefonandomi, parla di Fazzini, lui è più grande, un artista più grande, mi diceva. È una speranza per l'uomo che fra 15 anni scriverà 2 con 3 zeri. Eh sì, speriamo, e che le somme 2 e 2 faccia 5, non più 4, speriamo.